I soldi non fanno la felicità. Oggi mi trovo qui con alle mie spalle piramide e relativo monumento accanto per dirvi una cosa molto importante, ossia che i soldi, effettivamente parlando, non fanno la felicità. Perché? Perché basta vedere la fine che hanno fatto molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno tantissimi soldi e poi però hanno fatto una brutta fine, perché è arrivata la cosiddetta depressione. La depressione da cosa è data? È molto semplice, la depressione è data dalla quantità di denaro, dalla eccessiva quantità di denaro, che crea secondo me depressione, in quanto una persona fa tutto ciò che vuole con quei soldi. Quindi una volta che un essere umano ha fatto tutto, che cosa gli rimane da fare? Nient'altro, perché ha fatto tutto. Quindi ci sarà, o meglio incontrerà un essere umano, a mio modesto parere, una sorta di, chiamiamola, depressione, che in maniera latente si verificherà a tutto tondo. Ecco, ma dovendo ragionare in maniera molto circoscritta alla problematica in questione, io mi sento di analizzare un fatto molto semplice, ed è che mentre appunto gli animali non hanno questi soldi, noi li abbiamo, e molto spesso ci facciamo le guerre, ci facciamo le lotte proprio per quanto riguarda questi maledetti soldi, che io definisco come qualcosa che appartiene di fatto al demonio. Ma detto questo, la storia ci insegna, e non è un'ovvietà questa, perché basta vedere, no? Basta girare per le strade, basta andare a guardare quello che effettivamente è la realtà odierna, che avere troppi soldi, a mio modesto parere, ripeto, crea problemi alla testa, cioè i soldi danno alla testa, e al tempo stesso una quantità eccessiva di denaro crea, oltre che dipendenza dai soldi, attaccamento, anche una situazione in cui abbiamo persone che hanno la cosiddetta avidità, cioè voler avere sempre più soldi, sempre più denaro. Tutto ciò ovviamente io lo reputo assurdo, perché tutti questi soldi, ripeto, che un essere umano continua a volere, sono il chiaro segno, ripeto, della cosiddetta avidità. Avidità che si manifesta e che soprattutto si avverte nel momento in cui un essere umano inizia ad avere tanti, troppi soldi. E quindi l'avidità è figlia dell'accumulo di denaro, della grande quantità di soldi che, effettivamente parlando, arrivano. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Guardate che bello, piramide, dietro di me piramide Cestia, famosissima ovviamente, e qui ci troviamo a Porta, se non erro questa è Porta San Paolo, se non vado errato, vedete? Ecco qua. Da conoscitore italiano è tutto, vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Datemi le vostre opinioni, i vostri pareri, e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate, se pensate che le mie parole siano corrette oppure parole stupide, no? Ancora a voi un saluto caro.